sei venuto? Beh, una volta che c'è già, bisogna fare mettere insieme il settimo giorno con il già. Sarebbe bello che le consorelle fossero quelle del settimo giorno, tutte giovani. Ma adesso è lì che c'è da scoprire qualche cosa che ci richiama alla bellezza e alla giovinezza di Gesù Cristo. I santi, se pensate anche alla storia della vostra congregazione, agli scritti, non c'era qualche cosa di speciale che mi devo ricordare un po'. Che combinava, c'è un libro che c'ha un titolo imprevisti, ma non mi dimentico che l'avevamo citato tante volte, perché è lì che poi scopre qualche cosa di speciale che passa alla salvezza. E i santi ce lo dicono tante volte: vivi oggi come se, ma non è una poesia, perché è lì che celebriamo la presenza, si spezza la cecità, si aprirono i loro occhi. E quando si aprono i loro occhi, attenzione perché qua bisogna stare attenti, ci sono i formatori, diciamo finalmente per i soldi di donato tutto a posto. Ricordatevi proprio quel brano, si aprono i loro occhi, lo riconoscono. E quando quelli dicevano adesso ce ne andiamo nuovamente, riprendiamo il cammino tutti e tre, che cosa fa il terzo? Sparisce. Perché gli dice, e chi volete che ve lo faccio io il lavoro? Avete visto come si fa? Datevi da fare. Quindi non aspettiamoci che poi aperti gli occhi rimangono sempre sgranati, anche perché vi darete qualche problema sulla muscolatura dell'oculare, qui, se rimanete con gli occhi sgranati. Ma questo secondo punto è importante dal punto di vista della formazione permanente, della pedagogia trasformativa, perché è lì che noi possiamo dare l'unica risposta. Se la dobbiamo dare nel 2017, daremo tante risposte: diventerò più buono, più obbediente, mi daranno altro personale, sarò più giovane, eccetera, eccetera. Ma ora c'è solo una risposta. Il fiat passa nel momento attuale, perché è lì che posso scoprire il non ancora, che mi aiuta a fare il passo successivo. E il terzo punto ci aiuta a scoprire la profondità del valore e che i piccoli passi sono integrati in qualcosa di più grande, in un progetto globale. Che le piccole cose, come ci insegnava Madre Teresa di Calcutta, la goccia, fa parte di un qualche cosa di molto più profondo, che quell'incontro poi diventa, come vedremo domani, una missione, la testimonianza. I due poi andarono e dissero agli altri, lo abbiamo visto. Per cui, nel chiederci, dopo un buon caffè, ci interrogheremo: ciò che ho messo in questa pentola, cosa, come ha cambiato? È partito da cose che ho scoperto dentro di me, identità, piccole cose, anche la preghiera silenziosa, pensate nelle comunità dove ci sono gli anziani, quanto preziosa è quella preghiera silenziosa. Quindi c'è un io che riconosce la presenza di Dio, il primo punto, c'è un'identità, un come me stesso, ho imparato a star bene nella mia pelle. E secondo punto, quando ho imparato che ci sono dei doni in questo frigorifero, so
sono riuscito a tirarli fuori per metterli nella pentola comune, e lì dobbiamo darci dei nomi, del lavoro che faremo. Scavate nella memoria, questi 4 mesi, il feedback serve proprio per parlare della vostra storia. Quindi nel qui e ora di questo tempo, che è il tempo di grazia, ho rischiato aprendo una porta, qualche volta anche aprendo la porta in faccia a quella che stava dietro, almeno così si accorta che deve stare a una certa distanza. E il terzo punto, questo aprirmi al qui e ora è diventato un'occasione per riscoprire che lì e allora c'è un progetto che tutto il nostro lavoro va verso una direzione. Questo terzo punto è l'aspetto orientativo dei gruppi, delle comunità, orientati verso un'unica direzione. Allora, sono le 10:48, non c'è stato nessun tronco, quindi almeno per il momento. Io mi prenderei un quarto d'ora abbondante, alle 11:05 ci ritroviamo qui. 11:15 ci ritroviamo qui dopo un buon caffè, in modo da capire come riprendere. Andiamo a prendere il caffè.